Buon pomeriggio e buona giornata e buona settimana a tutti in questo primo giorno di questa nuova settimana, lunedì 6 luglio, quindi 06/07/2020, ore 12:30 quasi. Prima di parlare, fare il punto della situazione sul campionato massimo cadetto italiano di calcio di Serie A dopo la 30ª giornata con i risultati e la classifica, volevo fare un piccolo pensiero su un grande artista e compositore musicale, quale Ennio Morricone, che ho letto proprio massimo un'ora e mezza fa della sua morte all'alba di questa mattina. Sicuramente dispiace tantissimo. Io, magari essendo dell'epoca del 1994, magari conosco poco di lui, anche se comunque, diciamo, insomma, sono ammaestrato sul fatto che ha contribuito molto appunto sull'aspetto musicale e artistico per quanto riguarda i film western. Quindi, beh, diciamo che all'età di 91 anni, magari un problemino come quello che ho letto che è accaduto, poi si è rotto il femore, insomma. Quindi magari un guaio dopo l'altro e comunque, come si dice in questi casi, pace all'anima sua, e ora è salito su al cielo e sicuramente penso televisioni, media, stampa daranno un risalto ancora maggiore, più rispetto magari al mio piccolo contributo che sto dando ora e comunque. È ovvio, chi l'ha conosciuto di persona, diciamo, sicuramente magari è stato colpito da un grande dolore, come penso anche i familiari, però, diciamo, a 91 anni parliamo di un'età dove comunque la sua esperienza di vita vissuta l'ha fatta. Bene, dopo un grande saluto questo grande artista Ennio Morricone, passiamo quindi al vero argomento di questo video, facendo il punto sulla Serie A, risultati e classifica dopo la 30ª giornata: Juve Toro 4-1, Sassuolo Lecce 4-2, Lazio Milan 0-3, Inter Bologna 1-2, super rimonta del Bologna, Brescia Verona 2-0, Cagliari Atalanta 0-1, Parma Fiorentina 1-2, Sampdoria Spal 3-0, Udinese Genoa 2-2, Napoli Roma 2-1. Quindi, in virtù di questi risultati, la classifica è questa: Juve prima quota 75, Lazio seconda 68, Inter terza 64, ma rischia tantissimo perché l'Atalanta è lì con il fiato sul collo a 63, Roma e Napoli a 48, Milan 46, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Cagliari e Parma 39, Fiorentina 34, Sampdoria e Udinese 32, Toro a 31, Genoa 27, Lecce 25, Brescia 21, Spal 19. Quindi vediamo che comunque per quanto riguarda lo scudetto, ovviamente beh, non è ancora chiusa la situazione, perché la Juve è attesa da due impegni imminenti non semplici contro il Milan a San Siro e contro l'Atalanta, forse contro l'Atalanta in casa, non mi ricordo. L'Inter, come dicevo, deve stare attenta perché ieri purtroppo si è fatta sfuggire di mano una vittoria che poteva essere più corposa, almeno 2-0, 2-1. Ricordiamo che
Lautaro Martinez ha sbagliato nel secondo tempo un calcio di rigore, forse un Lautaro Martinez un po' provato da queste voci di mercato del Barcellona. In zona Europa League la Roma continua a non andare, terza sconfitta di fila, il Milan continua a macinare punti e deve continuare così, oltre che la mia squadra del cuore, ma insomma, per un passaggio, spareggio, playoff, quello che poi si deciderà, insomma, sarà delle competizioni dell'annata prossima di Champions ed Europa League. Invece, dando uno sguardo alla zona salvezza e retrocessione, il Lecce, insomma, deve assolutamente cominciare a fare vittoria, a vincere, perché, insomma, vediamo, il Genoa col pareggio di ieri a più 2, quindi il Lecce deve cercare di vincere la prossima partita, sperando, chissà, magari in una sconfitta, in un pareggio del Genoa. In caso di pareggio del Genoa e di vittoria del Lecce, le due andrebbero entrambe a 28. Se il Genoa perdesse la prossima partita e il Lecce vince, il Lecce si porta a 28, il Genoa a 27. Beh, il Torino ha qualche punto in più, ma comunque, insomma, siamo lì. Sì, il Torino ne ha 31, il Genoa 27. Il Brescia trova appunto una vittoria ieri che le dà una qualche speranza. Beh, è vero, diciamo, mancano 8 giornate, 24 punti. Però si sa, la partita si gioca una squadra contro l'altra, 11 contro 11, peccato per il pubblico che non c'è. Forse la Spal è un po' più difficile l'impresa per la salvezza, il Brescia potrebbe avere qualche speranza. Bene, e per concludere questo appuntamento di oggi con la Serie A, andiamo ad elencare quelli che saranno gli impegni del 31esimo turno, 7, 8 e 9 luglio: Lecce-Lazio, Milan-Juve, Fiorentina-Cagliari, Genova-Napoli, Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Torino-Brescia-Roma-Parma, Spal-Udinese, Verona-Inter. Quindi, insomma, partite come tutte le giornate interessanti, sicuramente squadre lassù come Lazio e Inter sono chiamate al riscatto. La Juve, nonostante ormai il fattore campo non esista più, comunque deve giocare al meglio. Lo stesso vale per il Milan, ma insomma, tutto aperto, cari amici. E poi che altro dire? Vi ringrazio in maniera immensa perché ho visto che siete stati in molti a seguire il mio video dedicato, con il commento mio dedicato alla gara 1, possiamo chiamarla così, di Formula 1 di Austria di ieri, dove ricordo ancora una volta un grande Charles Leclerc nel finale, si è guadagnato addirittura il secondo posto, ovviamente un po' situazione un po' sia di bravura per Leclerc, ma circostanza, diciamo, invece per quanto riguarda Hamilton, sfavorevole, che alla fine, scontando una penalità di 5 secondi, si è risucchiato dal terzo al quarto posto, regalando di fatto a Lando Norris il primo podio storico della sua carriera. Quindi grazie a tutti, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon pomeriggio, buon pranzo visto che ci avviciniamo alle ore 13,
Noi ci vediamo una prossima volta per un nuovo video. Grazie a voi tutti e ciao!